Bentornati ad una nuova puntata di A Tu per Tu. Oggi siamo A Tu per Tu con Mary Cornacchini, sempre ovviamente con il nostro Davide Faltoni, ospitati dal Caffè dei Costanti. È ora all'interno perché fuori è freddo. Perché fuori fa un po' freschino, ci siamo rifugiati, ma insomma è un bel rifugio all'interno appunto del Caffè dei Costanti, che ringraziamo sempre per l'ospitalità. Allora, quando Davide ha visto, Mary, la tua intervista, tra l'altro credo se non la prima, poco ci manca, da quando la ti... La prima. Non ho rilasciato nessuna intervista da l'elezione a consigliare fino ad oggi. Quindi questa è la seconda. Con voi. Abbiamo già intanto questo bel primato. Ha detto no, la signora la dobbiamo invitare al nostro A Tu per Tu, perché insomma forse lo incuriosiva anche questo modo di entrare nel mondo della politica, sicuramente nuovo, sicuramente insomma fuori dagli schemi. Sì, sinceramente fuori dagli schemi. No, perché... Poi ecco, diciamo, questo oramai la politica, questi riferimenti agli insetti, quindi prima i grilli, ora le cicale. Il insomma, partito delle cicale, infatti, l'ha colpito no. questa... Speriamo questa... che sia di buon auspicio, perché i grilli sono arrivati lontano, vediamo le cicale dove lontano. Vanno. È vero, è vero. Allora, oggi Mary Cornacchini è consigliere comunale per Oraghinelli, sì. Però appunto è partita con il partito delle cicale. Sì, partita con l'associazione Partito delle Cicale 4 anni fa, ci siamo ritrovati in più persone, e, visto il degrado, gli servizi, le tante cose ecco, che non andavano... Ma la domanda, ma perché avete scelto di far riferimento alle cicale? Allora, il motivo è stato questo, perché praticamente è tutti a parlare di queste cicale che cantano e poi le soluzioni alle questioni non ci sono. Noi abbiamo voluto sfatare un po' il tutto, cosa abbiamo fatto? Gli abbiamo dato questo nome per far vedere che poi effettivamente se si vuole si può fare. E sono stati 4 anni di lotta, 4 anni di praticamente contatto con il territorio, perché... A ogni ora che venivamo chiamate per segnalazioni siamo scese in campo e da lì è cominciato tutto il discorso di Sportello Reclami, nato per caso perché si fu contattate e da lì il problema è che ogni segnalazione che noi inviavamo in comune non veniva evasa, quindi cioè, a quel punto ci è stato chiesto di metterci la faccia fra tutte quelle che eravamo del gruppo. Sono stata pizzicata e messa in campo, cioè inizialmente non avevo tanta voglia, perché cioè, non mi piace la ribalta, non mi piace stare, cioè, sono una persona un po' chiusa, mi piace lavorare dietro le quinte. E a quel punto la scelta è stata fatta, mi ritrovo in consiglio comunale, però non ho smesso quello che ho fatto fino a prima dell'elezione, perché io continuo a stare a contatto con la gente nel territorio, a rispondere alle richieste, alle segnalazioni, se ci sono richieste d'aiuto cerchiamo di dare una mano anche su quelle. Cioè, non mi ritrovo come rappresentante di un partito politico, ma sono entrata in una lista civica e mi ritrovo come... rappresentante dei cittadini, perché io bene o male cioè, mi sento di dare risposta a loro e non di avere una bandiera politica dietro, quella no. Guarda Mary, guardando un po' anche il tuo profilo Facebook, verrebbe da dire ma lei è un consigliere di minoranza, perché non fa altro che segnalare, quasi come se non insomma avesse da, tra virgolette, denigrare un po' l'attività dell'amministrazione. In realtà no, non è così. Deve essere di aiuto, posso dire una cattiva, ma non è che ricopre un ruolo, un vuoto, che non c'è una minoranza in questo comune. Questo bisognerebbe chiederlo a quelli che sono in minoranza. No comment su questo, facciamo così. No, il mio non è un voler criticare l'amministrazione, il mio deve essere un supporto, un aiuto a quelle che possono essere le migliorie che si possono fare. Perché ad esempio proprio di ieri le segnalazioni riguardo rifiuti abbandonati, nell'arco di una segnalazione un paio d'ore l'intervento è stato immediato. Cioè non è l'amministrazione che è assente, ma sono i cittadini in questo caso che sono incivili. Prima in dei casi, cioè praticamente i rifiuti abbandonati di quelli ingombranti rimanevano settimane e settimane. C'è una risposta e una presenza dell'amministrazione. Certo bisogna lavorare tanto su quelli che sono cittadini, perché in dei momenti
lascia molto a desiderare. Proprio la civiltà è alta. Di ieri si parlava di cercare di, ne parlavamo con il gruppo, di cercare di ripubblicizzare un po' quello che è il discorso dei centri di raccolta, la pubblicizzazione che AISA viene a, ritirare i rifiuti ingombranti a casa, perché probabilmente manca anche un po' di informazione. Bisogna, cioè, come consigliere, cercare di essere di supporto, di dare una mano e cercare di migliorare la questione. Ora, il caso di Via Romana, che è stato sollevato via social e poi insomma ripreso non solo da noi ma anche da altri colleghi, lì secondo me, anche se li informi, è un pochino dura. Ora, io do una lettura che ovviamente potrebbe essere anche lavoratori al nero che magari scaricano lì i detriti dell'edilizia, perché poi tra l'altro c'erano anche delle birre ormai già consumate, e lì ha voglia informare. Sinceramente quella è la cosa che ho pensato anch'io al momento che mi ci sono ritrovata, perché non si può pensare, cioè pannelli di cartongesso, cioè era materiale edile, questo materiale andrebbe smaltito secondo dei canali appositi. Se uno non li smaltisce in questo modo, o sinceramente viene da pensare che sono lavoratori al nero e non possono utilizzare i canali ufficiali, o altrimenti non c'è una spiegazione, cioè, perché se io metto a posto qualcosa in casa, poi non smaltisco in quel modo. È la ditta che lo fa. Quindi sicuramente c'è questo, c'è un controllo anche per queste maggiore. Per quello che riguarda magari i divani, come ho trovato oggi nella zona di Via Ferraris, lì sicuramente possono essere anche cittadini, quello sì. Telecamere, non si potrebbe mettere qualcosa di videocontrollo, che poi questi cittadini si stangano con una bella multa? Quello che ho pensato io, perché guarda, sinceramente spesso quando vado a controllare anche nella zona di San Zeno, a San Zeno le telecamere ci sono, quindi c'è il tutto quel servizio con l'impianto, lì sarebbe facile. Quindi perché io mando la segnalazione? Perché chiedo anche una sorveglianza maggiore, cioè se si trovano determinate cose abbandonate e ci sono le telecamere, c'è il sistema di videosorveglianza, bisognerebbe prendere e controllare, il controllo si può fare, quindi c'è una mancanza anche di questo, bisogna cercare un po' di far smuovere, perché se le telecamere ci sono, cioè, sono soldi spesi, sono buttati via, quindi utilizziamo. Vengono presi, multati, e a quel punto lì, cioè quando poi uno ci passa una volta, la seconda, poi alla fine si stanca. Allora, tanto per riprendere la tua battutaccia dell'inizio della trasmissione, le cicale funzionano più dei grillini, perché i grillini i problemi non li risolvono così velocemente come fanno loro, o no? No, questo ora io... No, sì. No, sì. T'ho preso un contropiede, t'ho preso un contropiede. No, allora... Abbiamo sfatato il fatto che le cicale cantano e basta, passano anche i fatti. Magari facendo parte della maggioranza può darsi che lei l'ascolti più facilmente. È più semplice, dici te, è proprio. No, io però sono molto critica, quindi non è la strada, cioè vanno risolti i problemi e troviamo la strada migliore per gestirli. Non è che mi ascolto, perché a volte anch'io, cioè, per farmi ascoltare, non è che, cioè, mando una segnalazione, se poi aspetto un po' di giorni, rincalzo la questione, mando. Per quello non è che siamo privilegiati essere in maggioranza, cioè facciamo il lavoro come deve essere fatto. Quello sì. Prego. Allora, Mary, prima di tutto ci ha detto che la sua è una lista civica, quindi nasce un po' come un'idea di antipolitica, oppure lei ha delle idee politiche, quindi sente di appartenere a delle ideologie? Oppure proprio rinnega le... Come appartenenza politica no, ho scelto una lista civica perché quando fu proposto Alessandro Vinelli, una persona che a mio avviso è una persona per bene, una persona che ama questa città, fu la decisione di metterci la faccia per cambiare poi quel sistema politico che c'è stato fino a oggi, che praticamente tutti i rappresentanti di quel partito, di quell'altro, no, bisogna come cittadini avere il coraggio di farne parte per cambiare le cose, perché se no, se è lo stesso sistema politico, le cose non cambiano. Ecco, però cambiano. Mary, ma questo cambiamento, quando poi ci accorgiamo, quando si tratta di spartire le poltrone, i criteri sono sempre gli stessi, allora, e soprattutto e soprattutto quando si vede che, insomma, lo stesso Ghinelli, mi sembra che è presidente
di un organismo delato, quindi su... votato dai sindaci anche di sinistra, Ma insomma l'Estra, quando si vede insomma, la SEI, nomine, come sono avvenute, una spartizione, e allora e dov'è il cambiamento? Allora, per quello che riguarda le nomine, posso dire che ne sono stata molto fuori, nel senso, possono essere stati chiesti dei nominativi, se magari si ritenevano persone capaci e competenti. Ne sono stata fuori perché il discorso delle poltrone ho sempre detto che non mi interessa. Ecco, ci metto la faccia, ma ci metto la faccia per fare qualcosa di concreto. Però Mary, noi apprezziamo la sua onestà, ma gli altri... Insomma, è avvenuta sta inciucio, sta spartizione è avvenuta. Più che inciucio, cioè io mi sono trovata davanti a delle decisioni che il sindaco ha preso, quello che riguarda l'ATO è una cosa decisa da sindaci che non sono solo di destra ma anche di sinistra, quindi quello che dico io, posso non condividere una scelta ma ora sto a guardare l'operato per vedere a questo punto quello che succede, perché devo essere critica in quello. Allora, io posso non avere, lanciamo la pubblicità perché la regia ci fa gestacci, sì. Ma direi che dopo cominciamo, però qualche domanda insomma anche sull'immigrazione, su ben disponibile, perché sì, anche perché una visione molto differente da molti della parte della maggioranza, io sono molto più aperta. No, Ghinelli ha due belle spine nel fianco che sono lei e Angelo Rossi, vediamo quello che porteranno a casa. La pubblicità. Finita la parte del volemose bene, ora Mary inizia quella un pochino più, no dai, qualche domandina un pochino più cattivella, concedicela. Dicevamo prima insomma che le questioni sono tante, tu sei ovviamente un consigliere comunale, però avrai insomma la tua idea. Parliamo ad esempio della questione migranti, il Comune di Arezzo è stato uno dei primi a dire adesso basta perché sono troppi. Soprattutto a dire prima gli italiani. Ecco, prima gli italiani. Quindi cominciare a fare questa distinzione noi e loro. Come la pensi? Io per i migranti non ho grandi ostacoli cioè l'importante è che sono persone che si comportano bene, sono disposte ad integrarsi e hanno un modo di vivere la città come la viviamo noi. Cioè io non ho. Ma sono un'opportunità secondo te o un problema? In alcuni casi potrebbero essere un'opportunità, in alcuni casi sono un problema. Mia figlia che lavora in questo contesto, grandi problemi non l'ha mai trovati, sono sempre state persone rispettabili, persone che addirittura sarebbero disposte anche a lavorare per non rimanere qua in attesa di avere lo status di rifugiato politico, di rimanere qua anche un anno lì senza far niente. Cioè non tutti sono uguali, io non mi sento di condannare l'uno e l'altro. Certo, ce ne sono alcuni che magari vengono qua, furti, spaccio, dobbiamo cercare di farli inserire in un contesto dove si possono sentire accettati. Mettiamo il caso che tu debba votare una delibera di giunta che insomma arriva in consiglio comunale e deve essere votata, dove si dice basta migranti, cioè ora io la estremizzo, la estremizzo tanto. Basta migranti mi sembrerebbe una cosa dittatoriale, cioè stabiliamo quali possono essere i criteri per non ne fare entrare in un numero eccessivo che non possono essere controllati, ma dire basta migranti no, perché se pensiamo bene quanti italiani sono andati all'estero a lavorare, io guarda nella mia famiglia un fratello di mio nonno negli anni 30 è andato in America, è stato ben accolto, ha lavorato. Quando è ritornato in Italia, è ritornato da persona che aveva un bagaglio sia culturale che lavorativo molto, molto grande. Ha ringraziato l'America per l'opportunità e ha ringraziato l'Italia perché l'ha dato l'opportunità di andare là. Cioè, io non sono così selettiva, cioè perché ci sono tante persone che vengono qua, hanno voglia di lavorare. Guarda, sto male quando vedo delle situazioni giù anche a Lampedusa con migranti che muoiono, perché umanamente ci sto male anch'io, come ci possono stare male tutti. Io non sono selettiva su questo. Se mi arriva una delibera, dei criteri. Insomma, no, anche votare contro, via. Può essere, cioè, però ecco, io mi sento libera di votare, cioè quello sì. Però ecco, io ho sentito qualche dichiarazione
di qualche consigliere, ad esempio, ora non so di che gruppo appartenga, se della Lega, una Lega, ma molto, anche lì c'è stato molto critici verso questo fenomeno, ora senza entrare nel particolare, però a prescindere, no, farete delle, quindi io dico, farete delle riunioni dei gruppi di maggioranza, parlerete di questi aspetti, e com'è il confronto con persone che invece esprimono questa concezione rispetto a questo fenomeno? Sembra di capire all'opposto della sua. Sono abituata a parlarne, nel senso, perché se all'opposto troviamo un punto di incontro, cioè la barra di dire no, da qui in poi non si va oltre, cioè io non sono così. Cioè io ecco, sono però lei critica. Fino a che punto sarebbe disposta a dire io rompo se si va oltre questo, oppure va trovato rompere. Per forza l'accordo? Rompere qui, il mismo rompere, cioè... Qui siamo per cercare di migliorare Arezzo, per cercare di rifar ridecollare questa città, cioè di dire no, qui si rompe, cioè, mi sembra una cosa che sia un pochino eccessiva. Discutiamone, parliamone, ci mettiamo intorno a un tavolo e vediamo quali sono le soluzioni, perché allora si può andare al discorso delle casse popolari. Non è che io sono contraria alle casse popolari, agli extracomunitari, no. Cioè, ci sono dei paletti, scusami, ricordiamo per chi ci ascolta che Lucia Tanti ha introdotto questi criteri dei 5 anni di residenza, è una novità importante. È una novità importante, anche perché ci siamo trovati a delle casse popolari assegnate, che poi, ma tanto, poi magari verranno dati nei numeri, assegnate a persone extracomunitarie che dopo un anno sono tornate nel proprio paese e hanno lasciato la casa popolare magari dove ci abitava un familiare, oppure allora ci sono tante persone che si trovano in difficoltà, che in questo momento non hanno un tetto sotto cui stare. Allora vediamo un attimino di stare con dei criteri, di sottostare a dei criteri per dar modo a tutti di avere una casa. Certo, dice 5 anni, possono essere tanti, possono essere pochi, però cominciare con dei criteri, quello sì, ma essere selettivi, dire gli extracomunitari fuori d'Arezzo, io questo non me lo sento. È una questione di razza, no, dici no, te? No, assolutamente no, non sono anche queste discriminazioni, no. La deriva razzista secondo me invece la stiamo rischiando, Mary, sì, penso tu sì, sia d'accordo infatti, con me, quindi sì. Bisogna stare molto attenti a come anche si comunica. Sì, perché anche il modo di comunicare, io forse se avete notato, anche nel profilo Facebook, non rispondo a commenti razzisti, cerco di tranquillizzare le cose, perché a volte siamo presi da dei modi di fare sbagliati, perché cioè, quello è nero, io quello non ce lo voglio, ma per quale motivo? Può essere una persona per bene, oppure quell'altro, cioè io non sono, cioè queste discriminazioni non mi piacciono. Se uno vale, o che sia di una razza o di quell'altra, è giusto che abbiano opportunità. Anche perché Mary si occupa, Davide, te lo dico, non so se lo sai, anche della raccolta, questo lo devo già dirlo, dai, della raccolta di beni alimentari per le persone in difficoltà, le famiglie in difficoltà. Insomma, la povertà non ha colore, no, quindi perché... bianca, nera, rossa, non si può... Sì, no, ci siamo con il gruppo, quello che è sempre seguito il Partito di Cecale, ci siamo dati praticamente, cioè siamo posti un impegno costante, settimanalmente ci ritroviamo, facciamo una raccolta alimentare, la mettiamo a disposizione delle persone che hanno bisogno, ma non è che gli chiediamo una carta d'identità, un ISE, niente, vediamo che sono in difficoltà, cerchiamo di dargli una mano. Ultimamente è capitato con una famiglia con un bambino una bambina piccola di 2 mesi, avevano difficoltà per il latte, ci siamo messi in moto proprio per cercare di fornirgli il latte settimanalmente, cioè noi non guardiamo alle etichette di appartenenza di uno stato e di un altro. Uno è in difficoltà, gli diamo una mano. Allora, Arezzo, la vicenda della Banca Etruria, quindi Mary insomma, è un consigliere di maggioranza. Ecco, la giunta aretina, quindi il sindaco, la giunta, sta facendo tutto quello che... è possibile ed è necessario per la banca, ma mi riferisco anche
alla salvaguardia dei posti di lavoro, oppure questa giunta, qualcuno sussurra un po' super partes, mettiamola così, si occupa poco di questo aspetto? No, su quello che riguarda la Banca Popolare sono stati fatti degli atti di indirizzo e sono passati in consiglio comunale proprio per cercare di salvaguardare sia i posti di lavoro e sia il fatto di poter fare in modo che a quelli che erano risparmiatori che si sono ritrovati praticamente ad aver azzerato tutti quei po' di risparmi che avevano messi da parte, a cercare di fare un modo che venissero praticamente, gli venisse ridato quello che avevano perso. Il problema è che non dipende dal sindaco il discorso della Banca Popolare. Insomma, in questo momento un sindaco qui si tratta di venderla, è una situazione nebulosa. Forse se una città si facesse sentire con più forza, io non so, ora la butto là, ma insomma ai prezzi che si parla di questa banca, chissà, forse ci sono le risorse anche a livello locale per poterla comprare, magari un'istituzione non potrebbe farsi promotrice anche di un'iniziativa di questo tipo, perché delle quattro banche si è parlato di un'offerta di 300 milioni, sono 90 milioni per una, credo che si possano trovare. È una cifra talmente irrisoria che penso che a livello di territorio una valutazione così di Banca Etruria sia proprio da non prendere in considerazione. Certo, ci fosse l'opportunità di un rilevamento a livello territoriale, ben venga. Ecco, ma state facendo qualcosa? Viene fatto qualcosa in questo senso? Ci sono degli incontri che in questo momento stanno gestendo a livello di amministrazione. Ok, allora ci fermiamo qua per il momento. Sì, il tempo è finito. Diamo appuntamento alla terza intervista. Anche questa. Vi ringrazio. Direi complimenti, buon lavoro. Poco a me nelle prime perché sono un po' restia, sono per lavorare sotto traccia dietro le quinte. Quindi allora, invitiamo tutti i cittadini che qualunque problema di rivolgersi a Mary Cornacchini, che lei a disposizione, perché in qualsiasi ora che mi scrivono rispondo anche di notte. Quindi cercatela perché grazie. Forse è la strada per trovare le soluzioni ai problemi più semplici. Ora magari quelli problemi più grossi dobbiamo parlare in maniera più approfondita. Grazie dell'ascolto. Grazie a tutti dell'ascolto, buonasera.